Prima di iniziare voglio chiedere scusa a tutti se, lo so, questa mia voce può dare fastidio, ma appunto è un mix fra essere marcio, essere raffreddato e essersi svegliati da poco, però dato che ho, diciamo, una sorta di problematiche, no? Di tempo, di tempistiche, quindi mi sono dovuto, diciamo, adattare alla situazione. Comunque, allora, parliamo un po' della partita. Purtroppo per me ormai la possibilità di fare e di caricare video ce l'ho sempre o quasi sempre il giorno dopo della partita e quindi questa situazione mi permette di poter vedere e sentire i pareri e le opinioni della gente riguardo appunto all'ultimo match del Livorno. E quanto visto e sentito su questa partita qua, l'ho visto un po' a volte in disaccordo e a volte appunto d'accordo con la mia appunto idea, con la mia opinione che mi sono fatto riguardo le prestazioni di Livorno. E quando è che la gente, tra virgolette, è andata d'accordo con quello che penso? Quando tutti hanno scritto il Livorno ha avuto sfortuna. Sì, perché io ho visto, c'è una sorta di due schieramenti. Ho visto lo schieramento A, chiamiamolo così, nel quale tutti dicevano il Livorno ha fatto schifo, delle pagelle, che addirittura la squadra gira intorno a una media del 5,5. B, quelli che dicono il Livorno ha fatto una buona partita, non ottima, perché sennò sarebbe veramente stato troppo esagerato per il mio, dato poi il risultato. Che appunto dice Livorno non ha fatto gol per semplice sfortuna perché la palla l'ha voluto entrare e il portiere loro che se non sbaglio si chiamava Terracciano per dire una fandonia, una cavolata ha fatto il fenomeno. Ecco, io sono dalla parte di, diciamo, schieramento B. Perché? Perché secondo me Livorno ieri ha fatto una buona partita, ha creato bene, ha avuto uno sbotto di occasioni che per sfortuna o per bravura del portiere di loro purtroppo non sono state finalizzate come dovevano essere finalizzate, ovvero con un bel gol e basta. Perché io, così tanto per, io vorrei farvi ricordare, cioè vorrei farvi, voglio ricordarvi il colpo di testa di Cazzola sull'angolo, poi te l'ha levato. Vorrei ricordarvi, non lo so, il tiro di Coni che probabilmente andava poco sotto il 7, sempre nel primo tempo, non lo so, altre occasioni. Vorrei ricordarmi la parata su Jelinić nel secondo. Queste sono alcune delle occasioni del Livorno che purtroppo non sono state concretizzate a dovere e questo credo per bravura del portiere perché tiri andavano tutti in porta, quindi. Però purtroppo devo anche ammettere che Livorno perlomeno in questo periodo qua anche sfortuna. Perché quando Livorno deve perdere, vedi la precedente partita, cioè dove è giusto che abbia perso, sono il primo a ammettere e a dire secondo Livorno è giusto che abbia perso. Però quando c'erano queste cose qua, nelle quali te perdi in questo caso due punti che comunque erano importanti, non tanto per la classifica, che purtroppo per ora ci vede bene o male a metà, però era, secondo me potevano essere importanti per il morale della squadra. Soprattutto quando vedi che la squadra comunque cerca di reagire alla situazione non bene niente, quindi secondo me può essere ancora più distruttivo questa cosa lì. Io chiaramente parlo da esterno, non posso immaginare, a un giocatore che tiene veramente alla squadra, alla maglia, a far bene, questa situazione qua secondo me può essere veramente distruttiva, può essere una sorta di danno. Ecco. Però appunto, come ho detto, purtroppo, nonostante tutto, Livorno ormai c'ha questa sorta di maledizione che nella valle non ci riesce a uscire. Ci riesce a uscire pure, è vero, magari ci boh, si è provato a fare anche il tiro, giocando anche discretamente. Quindi, facendo, ora andando a parlare del primo e del secondo tempo, facendo resoconto, vedete fuori che, cioè, vedrete che verrà fuori una sorta appunto di sfortuna, come ho appena detto. Perché? Allora, iniziamo. Primo tempo Livorno che gioca per il mio peggio, ma di poco, del primo.
Un Livorno che parte subito con, nonostante comunque la formazione abbastanza rigenerata, a parte la difesa che chiaramente a causa della magari squalifica e degli infortuni, comunque una squadra rigenerata, a parte la difesa, a parte il portiere che ha Ricci e non Pizzoglio, che ha Gonnelli e non Ceccherini. Arriviamo al centrocampo, che il centrocampo, se non sbaglio, no, all'incirca è stato uguale, perché comunque si incazzò, ormai fa una sorta di turnover, il portiere che porterò. Arriverà all'attacco, che rivede un'altra volta Kovi titolare, così come Janic, però soprattutto Kovi in maniera, diciamo, una sorta di riserva fissa. Comunque, Livorno, che nonostante abbia giocato con una squadra rigenerata, o perlomeno quasi diversa, primo tempo parte subito all'attacco. Parte all'attacco e si vede che vuole far gol. Deve stare attenta, ma ci sta abbastanza, non sempre abbastanza, sul magari l'eventuale ripartenza della Serenitana, perché col fatto che Livorno comunque aveva un portiere giovane, Ricci, che magari lo so, emozione della prima, cioè della prima volta, dei giovani titolari, e questa serie magari possono comunque fregarlo. Insomma, Livorno che deve stare attento, ci sta abbastanza, parte su un tiro. Però, diciamo, il Livorno chiude il primo tempo all'attacco, che appunto nel primo tempo, quindi parlando dell'attacco, vede soprattutto nelle occasioni quelle che abbiamo citato prima, ovvero in primis quelle di Cazzola e quelle di Comini, se non sbaglio ce ne sono state altre. Passiamo al secondo tempo. Al secondo tempo il Livorno, ancora più aggressivo, prova a far di più. A far di più, che poi le occasioni vere e proprie non ce ne sono state per quanto riguarda il rimporta, però a parere mio il Livorno è stato ancora più aggressivo, la veramente chiude la partita. Ciò purtroppo non avviene, nemmeno magari mettendo, facendo con l'inserimento, mettendo in campo Pasquato al posto di Comi e Munino al posto di Jelinic, se non sbaglio. Insomma, il Livorno purtroppo non riesce a portarsi in vantaggio. Partita che finisce sullo 0-0, fischi purtroppo dei tifosi, che se io purtroppo che Livorno non se ne meritava, magari ok, qualche applauso almeno di incoraggiamento forse sarebbe stato opportuno, però la partita finisce 0-0 con il Livorno che prova, ma non fa niente, non riesce a concretizzare. Per quanto riguarda la serie d'Italia, sì, sono tempo molto simile al primo, anzi forse meno addirittura loro meno pericolosi della prima frazione di gara. Parte su un tiro sul finale, che meno male Ricci, per fortuna, perché è stata fortuna di ginocchio, è riuscito a deviare. Insomma, comunque, parte finisce 0-0. Sono stato un po' superficiale, però volevo farvi capire che la partita è stata quasi sempre dominata dal Livorno, e quindi lo 0-0 sia a noi che alla squadra sta per sé va stretto. Ora, Sciano Stacchi forse ho fatto dei ragionamenti un po' troppo, tra virgolette, ho contorti, però, diciamo, sgrammaticali, mettiamolo così. Il video finisce là, perché non ho da dire altro. E appunto, chiedo scusa se sono stato un po' superficiale, però non voglio dare per fatto che la mattina, però c'è questa cosa che ci mette del suo quando devo fare video, e niente. Ora, se non sbaglio, si va già sempre in casa contro il Cagliari sabato, non so se venerdì o sabato, non ricordo, scusate se ho questa sorta di non lo so. E quindi niente, mi dispiace, perché potevamo, secondo me, a parte dal punto di vista del risultato, però potevamo magari arrivare alla partita con un altro spirito, ecco, non lo spirito di si perde, va da giusto e si pareggia, oppure non ci fa punti quando non ce ne meritiamo, quando meritiamo di vincere. Sì, spero, sai, no, però secondo me può influire sul morale della squadra. Vabbè, detto questo, niente, ci vediamo al prossimo video. Voglio ancora scusarmi se sono stato un po' superficiale per quanto riguarda soprattutto sul discorso del racconto, mettiamolo così, o sintesi del primo e del secondo tempo, però oltre al fatto di dire che Livorno ha quasi sempre dominato la partita, non c'è da dire altro, soprattutto anche dal punto di vista del gioco, perché non gioca male, anzi, a volte passaggi prima, triangolazioni, ma garbato di quello, nonostante tutto. Quindi niente, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. E speriamo di... No, niente, sto zitto. Via, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.